Notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. Le acque del Mar Caspio appaiono ingannevolmente calme. Questa rotta marittima, percorso diretto tra Iran e Russia, potrebbe essere il corridoio usato per far arrivare i droni kamikaze Shahed sul fronte ucraino. Secondo la CNN, che riporta i dati forniti dalle società britanniche di sicurezza della navigazione Lloyd List Intelligence e EOS Risk Group, diverse navi cargo russe e iraniane, in grado di trasportare armi, interrompono regolarmente il tracciamento delle loro rotte durante la navigazione, disattivando l'apparecchiatura di bordo che riceve i dati dalle imbarcazioni circostanti e invia allo stesso tempo i dati della nave. Dall'autunno 2022 si è registrato un incremento di queste navi fantasma, in concomitanza con l'inizio dell'uso massiccio di droni iraniani da parte di Mosca. Molto spesso le imbarcazioni hanno interrotto il tracciamento durante l'avvicinamento al porto iraniano di Amirabad e al porto russo di Astrakhan. Impossibile intercettare questi rifornimenti, ciò richiederebbe l'assistenza di altri paesi come Azerbaigian, Turkmenistan e Kazakistan, che si affacciano sul Mar Caspio e che non vogliono o non possono intervenire. Nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Ad annunciarlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 106 fra soldati e ufficiali di Kiev sono stati liberati. I militari che erano impegnati nella regione di Bakhmut erano considerati dispersi, ma li abbiamo trovati, li abbiamo riportati a casa. Tutti coloro che sono a fronte devono ricordare che più prigionieri di guerra russi facciamo, più persone riusciamo a riportare a casa. Si continua a muovere sotto traccia la diplomazia. Da Kiev il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, precisa. Oggi è necessario un vertice di pace. Tutti lo capiscono e tutti accettano come logico ed equo che la base di partenza sia il piano di pace ucraino in 10 punti, ma siamo pronti ad ascoltare tutti quei paesi che rispettano la nostra sovranità e integrità territoriale. Ci si chiede dove e quando tenere il vertice per la pace. Speriamo il prima possibile. Luglio sarebbe l'ideale. Attualmente sono in corso consultazioni in merito. Da Mosca, il Ministero degli Esteri, in una nota, afferma di essere al corrente dell'iniziativa del Papa per l'invio di una personalità in Russia. Mosca valuta positivamente questo tentativo. Fino ad ora, si precisa, il Vaticano però non si è mosso. Proseguono intanto i raid russi sul paese. Le autorità ucraine denunciano un attacco missilistico su Dnipro contro una struttura ospedaliera. Ci sarebbero vittime. Per ora è tutto. Notizie dall'Ucraina è un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione. Aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.